Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato. L'inarrestabile regina Elisabetta sta molto meglio, in piedi e senza bastone. Il giorno dopo essere rientrata dopo una settimana di vacanza a Sandringham, la regina Elisabetta ha accolto il presidente svizzero, Ignazio Cassis, in piena forma fisica. Come già sappiamo, l'anno scorso non è stato semplice per la sovrana d'Inghilterra. Tra la perdita dell'amato marito, il Covid, il ricovero in ospedale e i dolori alla schiena che l'hanno costretta a stare seduta, Sua Maestà ha dovuto rinunciare a moltissimi eventi e impegni istituzionali. Ma non solo, Elisabetta si è preclusa anche momenti di gioia e spensieratezza con la sua famiglia, come le funzioni pasquali. Così, qualche giorno dopo è partita per Sandringham, per trascorrere un po' di giorni nella tenuta di Wood Farm, dove ha festeggiato il suo 96esimo compleanno. La residenza di campagna reale significa molto per la sovrana perché è lì che risiedono alcuni tra i ricordi più dolci con il principe Filippo. Lui stesso l'aveva scelta come dimora per i suoi ultimi anni di vita. Sandringham è un posto magico per la regina, dove trascorrere del tempo all'aria aperta e in tranquillità, in compagnia dei suoi amati cavalli. La notizia del viaggio nella tenuta di Wood Farm ha fatto gioire gli esperti di reali che hanno visto in questa scelta un buon segno per le sue condizioni di salute. Vuol dire che si sente sufficientemente bene da affrontare il viaggio e da godersi questa piccola e meritatissima vacanza. Hanno dichiarato i giornalisti. Regina Elisabetta e la sua salute. La sovrana è tornata a Windsor in ottima forma. Sua Maestà è tornata a Windsor in elicottero e il giorno dopo ha accolto il presidente svizzero Ignazio Cassis e sua moglie Paola. Elisabetta si è presentata nella Oak Room del palazzo con un sorriso smagliante, ma soprattutto senza bastone e con una postura dritta. Elisabetta ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute e Buckingham Palace ha annunciato che la regina spera di poter partecipare senza problemi alla cerimonia di apertura del Parlamento, che si terrà il 10 maggio. Tornata da Wood Farm, la regina sembra ringiovanita, merito della vacanza nel suo posto del cuore. Dopo la vacanza nella tenuta di Sandringham, la sovrana è tornata al castello di Windsor per accogliere i reali di Svizzera. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Silver vi augura una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.